Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi recensione di un libro bello, un libro che mi è piaciuto e che inaugurerà la playlist Libri Belli. Non so se rinominerò in questo modo anche le recensioni dei libri che ho fatto in precedenza, ma comunque da oggi in poi le recensioni dei libri che mi sono piaciuti finiranno nella playlist Libri Belli e automaticamente ci sarà anche una playlist Libri Brutti dove inserirò tutte le recensioni di libri che ho letto e che non mi sono piaciuti, spero in realtà che siano pochi. Come avrete potuto intuire, non so se mi seguite, a me piacciono dei libri che siano sì di intrattenimento ma che abbiano anche dei contenuti. Ho provato a leggere anche dei libri di puro e solo intrattenimento come Young Adult o anche perfino gli Harmony ho provato a leggere, il materiale trashissimo veramente, però mi lasciano pesantemente insoddisfatte, come mangiare un panino dal McDonald's e dopo un'ora ho di nuovo fame. Quindi prediligo sinceramente dei libri che siano sì dei romanzi di base, quindi mi presentino storie, vicende familiari e vicissitudini personali, però abbiano anche poi un buon contenuto o un buono sfondo a fare appunto da base alla storia. Tutti questi contenuti io li ho trovati nell'ultimo libro che ho letto e che non vedevo l'ora di recensirvi per poterne parlare con voi, che è Mille Splendidi Soli di Khaled Hosseini. Fantastico, mi stava anche cascando. E questo è un romanzo pubblicato da PM nel 2007 e fa parte della mia TBR per il 2016 che ho registrato appunto a metà dicembre e che vi lascio qui. Finalmente sono riuscita a leggerlo e devo dire che mi aspettavo una lettura molto molto più pesante, mentre invece è proprio andata via così scivolosa come l'acqua. L'ho letto in una settimana andando con calma, appunto a volte leggendolo solo la sera, e nonostante questo l'ho assimilato benissimo e veramente mi è rimasto molto impresso. Allora, facendo una prima panoramica generale, ogni tanto guardo in basso perché sapete che io prendo appunti sul mio fantastico quadernino fucsia. Questo libro è stato scritto da appunto Khaled Hosseini, che è uno scrittore di origine afghana che però all'età di 15 anni insieme alla sua famiglia d'origine si è trasferito in California, vive lì da allora e ha però sentito il bisogno di dare voce al suo popolo, un popolo veramente tormentato, una terra tormentata. E infatti comunque il suo precedente romanzo, Il cacciatore di aquiloni, è diventato un caso clamoroso a livello internazionale. Lo stesso Hosseini nella prefazione spiega che in quel romanzo mancavano figure femminili, mentre lui invece voleva dare voce anche alle donne afghane, e per questo motivo ha scritto questo romanzo, Mille Splendidi Soli, che ha invece la peculiarità di avere come protagoniste principalmente delle donne, anzi senza principalmente, sono proprio protagoniste femminili e tutti gli altri personaggi ruotano intorno a loro. Per quanto riguarda il titolo, Mille Splendidi Soli è il verso di una poesia del XVII secolo di un poeta afghano, e lo stesso Hosseini, questa volta però nella postfazione, dice che il verso originale di quella poesia andrebbe letteralmente tradotto come il bagliore di Mille Soli, ecco, lo splendore di Mille Soli, mentre la prima traduttrice dell'epoca ha invece tradotto Mille Splendidi Soli invece dello splendore di Mille Soli. Però Hosseini si è dichiarato comunque soddisfatto e contento di questa traduzione e quindi ha dato il titolo di questo romanzo di quel verso a questo romanzo. Questo romanzo parla appunto, ha come protagoniste due donne, Mariam e Laila, che sono tra loro estremamente diverse. Lo si capisce fin dall'inizio. Una, Mariam, è una figlia illegittima e vive subito dai primi giorni della sua vita come tale. Viene
simil esiliata su una collina in una casa costruita apposta per lei e la madre, e capisce fin da subito di non essere una persona che potrà avere una qualche forma di privilegio e di felicità nella sua vita. L'altra invece, Laila, è proprio all'opposto, è una ragazzina che cresce in una buona famiglia, in una famiglia dove il padre è un insegnante, che le dice che lei deve avere un'istruzione perché lei è molto intelligente, potrà fare tutti i lavori che vorrà, che lui la farà studiare, quindi sin da subito, insomma, si intravede questa grossa differenza fra le due donne. Però è la guerra, con il suo destino di morte, a unire poi il destino di queste due giovani. La cosa che mi colpisce, quando ho che mi ha colpito di queste due vicende, di queste due storie femminili, è che sembri che veramente il destino sia prescritto, che non dia spazio al risollevamento delle sorti, come se Mariam, avendo avuto questo destino sin dai primi giorni della sua vita, sia destinata ad essere tale, senza aver modo di riscattarsi, ecco, senza aver modo di riscattarsi. Mentre Osseini ci accompagna in modo molto elegante attraverso le storie di queste due donne, fa anche dei cenni storici, soprattutto all'inizio di ogni capitoletto, dei cenni storici della situazione generale che si sta verificando in Afghanistan. Sono dei cenni storici realistici, nel senso che sono veramente fatti accaduti, e il range di tempo va più o meno dalla fine degli anni 80 fino al 2001. Quindi, diciamo, da quando c'era ancora l'Unione Sovietica e c'erano i russi in Afghanistan, fino al crollo delle Torri Gemelle. Quelle vengono raccontate attraverso la televisione e attraverso gli sguardi dei protagonisti, che guardano la BBC e restano sconvolti di quello che vedono, e quello segna proprio il punto, l'acme della storia, perché poi da lì è praticamente le ultime pagine e c'è solo la conclusione del racconto. Quindi molto molto bello questo fatto che ci sia un'inquadratura dei cenni storici. Per quanto riguarda i pro di questo romanzo, sicuramente uno dei primi pro che mi ha colpito è il fatto che la lettura, come ho detto all'inizio, è molto molto scorrevole. Non è assolutamente un romanzo pesante come potrebbe sembrare, perché comunque ci sono queste donne tormentate, ci sono queste guerre incredibili che fanno suscitare veramente tantissima rabbia, però Osseini le presenta con una scrittura molto molto scorrevole, che proprio scivola via, e tra l'altro anche con dei capitoletti abbastanza brevi, di poche pagine l'uno, che quindi sono come ciliegie, quindi un capitoletto tira l'altro, non sono dei lunghissimi capitoli che poi magari uno ne termina un capitolo e lo deve chiudere perché non ce la fa più. No, sono dei capitoli brevi che quindi si tirano l'uno con l'altro. E poi anche le scene più cruente, perché comunque siamo in un territorio di guerra, vengono raccontate con grande poesia, con grande eleganza, pur suscitando emozioni, però non sono assolutamente volgari, assolutamente crude, ma invece vengono raccontate sì emozionanti, in modo emozionante, però nello stesso tempo in modo molto elegante e poetico. Un altro pro è sicuramente il grande bagaglio di riflessioni che questo libro lascia. Uno è, come ho detto prima, la riflessione sul destino, che sembra prescritto soprattutto per quanto riguarda Mariam, mentre Laila subisce un po' il processo inverso, però io non voglio spoilerare. Comunque diciamo che lascia veramente un grande bagaglio di riflessioni sia sulla terra dell'Afghanistan sia sul suo popolo, e sono delle riflessioni che, nonostante siano spiegate in modo molto elegante, prendono proprio di pancia, cioè veramente emozionano nel senso più ampio del termine, quindi fanno arrabbiare, fanno commuovere, fanno riflettere, fanno appassionare. Per quanto riguarda invece i contro, io ho trovato un contro il senso di arrendevolezza di Laila. Diciamo che l'ho dovuto chiamare così questo contro, perché altrimenti andavo a spoilerare un fatto che mi ha colpito in modo particolare di questo personaggio. Però diciamo che questa ragazza, appunto, come ho detto prima,
subisce una parabola discendente, ecco, non dico di più, però mi sembra che lei a un certo punto dimentichi quegli insegnamenti pregressi che le facevano figurare un futuro radioso. Un altro invece contro riguarda l'edizione, che è sprovvista di glossario, che secondo me, a mio parere, serviva, perché Osseini utilizza dei termini proprio in lingua originale, quindi ci sono i nomi dei vestiti che indossano i personaggi, ci sono proprio delle parole che riguardano dei personaggi che sono in lingua afghana. Ci sono qua e là delle traduzioni dello stesso Osseini, però soprattutto per quanto riguarda i capi di abbigliamento non sono tradotti, e ho dovuto proprio munirmi di cellulare e andare spesso su Google per andarmi a vedere che cosa significava quel termine lì. Ovviamente il burqa sappiamo tutti cos'è, però c'erano altri termini, per esempio per indicare dei copricapi, delle tuniche, eccetera, che non erano spiegate. Quindi secondo me, per quanto riguarda l'edizione, sarebbe stato utile o un glossario alla fine del libro, oppure proprio delle note a piedi pagina per specificare di che cosa si trattava, perché in questo modo avrei evitato di interrompere spesso la lettura per andarmi a cercare determinati vocaboli. Per quanto riguarda i personaggi, vabbè, più o meno già ve li ho accennati, una cosa che mi è piaciuta molto di questo romanzo è il fatto che i personaggi sono realistici, sia per quanto riguarda le due donne protagoniste, quindi Mariam e Laila, sia per quanto riguarda i personaggi che vi ruotano attorno. Abbiamo Rashid, abbiamo Tariq fondamentalmente, però anche tanti altri personaggi. Sono dei personaggi molto realistici, perché non sono né del tutto buoni né del tutto cattivi, c'è una sorta di ambiguità in ognuno di loro, e questo li rende estremamente veritieri, perché come tutti gli esseri umani convive in loro una parte buona e una parte cattiva. Quindi questo è sicuramente un pro, perché appunto questi personaggi entrano nel cuore così come sono, non perché siano buoni da fare schifo o perché siano cattivi in maniera gratuita, ma sono dei personaggi realistici. Laddove sussistono delle cattiverie, il lettore si rende conto che sono anche degli espedienti per sopravvivere, perché molte volte non è colpa loro il dovere agire in un certo modo cattivo, ma dipende dal sistema, cioè dipende dal territorio, dipende dalla guerra, dipende dal regime che si è instaurato in quel paese. Quindi sono questi i motivi che spingono un personaggio a comportarsi in un certo modo anche negativo, e questo lo rende, a mio parere, estremamente realistico e veritiero. Per quanto riguarda le domande che io mi sono posta, una riguarda sommariamente, proprio in cima a tutto, il rapporto tra Laila e Rashid, rapporto che è sicuramente molto chiaro, però c'è un punto del libro che non voglio dirvi per non spoilerare, dove però questa chiarezza di rapporti si perde un attimo, e a quel punto io non capisco più come sia andata avanti poi questa storia, cioè come si rapportino questi due personaggi nelle mura domestiche, cioè proprio tra le mura di casa. Quindi se qualcuno lo ha letto e mi vuole dare la sua opinione, prego si accomodi. Comunque tutto, diciamo, complessivamente nell'insieme un giudizio assolutamente positivo, un libro che appassiona come un romanzo d'amore, come un romanzo appunto dove ci sono delle vicissitudini familiari, quindi come un romanzo familiare, però nello stesso tempo è ricchissimo di contenuti, ricchissimo di riflessioni, di ampio respiro. Da questo punto di vista sembra un po' Franzen, di cui ho fatto una testa così, proprio perché a me piace molto questo tipo di libri che siano sì di intrattenimento, che proprio io tornavo a casa la sera e non vedevo l'ora di sapere come sarebbe andata avanti la storia, però nello stesso tempo mi resta molto proprio la riflessione politica, sociale, geografica che resta dopo la lettura di questo libro. Quindi io non posso che consigliarvelo. Bene, questa era la mia recensione di Mille splendidi soli di Osseini. Mi farebbe molto piacere leggere i vostri commenti, se lo avete letto anche voi o se vi ho incuriosito, lo vorrete leggere e metterlo nella vostra wishlist. Il prossimo libro vi annuncio che sto per iniziare a leggere è L'amica geniale di Elena Ferrante, di cui ho parlato anche in un altro video, mi sembra proprio nel video del Mega Mix Haul.
e se lo volete leggere insieme a me mi farebbe molto piacere, così poi alla prossima recensione lo commentiamo insieme. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e lasciate un pollice se questo video vi ha tenuto compagnia. Io vi mando un bacione gigante, vi ringrazio per gli iscritti e per i commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!